Un regalo speciale per il tuo Natale? L'Almanacco del Calcio Umbro. L'edizione 2023-2024 è finalmente disponibile nella nuova versione, più avvincente che mai. Preparati a tuffarti nel cuore pulsante del calcio regionale con un'esperienza senza precedenti. Scopri i club e i protagonisti. L'Almanacco del Calcio Umbro edizione 2023-2024 è ora disponibile in esclusiva su e-commerce al prezzo di 20 euro più 6 euro di spese di spedizione. Vai su umbriacalcio.it e ordina la tua copia da mettere sotto l'albero. Per la 12ª giornata del girone B di promozione Umbra, sotto la direzione del signor Antonelli di Foligno e dei suoi assistenti Amici e Costantini di Foligno, scendono in campo Guardea e Campidello. Gli ospiti passano subito in vantaggio al terzo minuto, quando Merendoni riesce a rimettere in gioco la palla destinata sul fondo, permettendo a Castellone di infilarla in rete per l'1-0 del Campidello sul Guardea. La risposta del padrone di casa arriva poco dopo, al quinto, quando Moracci dà il limite, ci prova da fuori area, mandando la palla sul fondo. E a seguire, con Dominici, poco dopo, che colpisce male la palla, permettendo a Pernini di recuperarla. Perni, al 20esimo, ruba la palla a Piscini, involandosi in aria, per infilare questa in rete per il 2-0 del Campidello sul Guardea. Il Guardea si riporta di nuovo in attacco, ma non sono precisi sotto porta. Il Campidello ancora pericoloso al 27esimo, quando Saccomanni perde la palla che arriva a Castellone, che la passa direttamente a Muzzi invece di mandarla nel sacco. Il Guardea prende coraggio e si incomincia a rendersi più aggressivo. Coccia al 29esimo da punizione sfiora l'incrocio dei pali. Biancalana al 32esimo dal limite dell'area sfiora il palo alla destra di Pernini. Padrone di casa ancora pericolosi al 36esimo, quando dal limite destro dell'area mandano la palla sul fondo. Gli ospiti al 43esimo ancora pericolosi, con Castellone che prova ad infilare la palla dentro, ma Muzzi ci arriva allontanandola. Al ritorno in campo dopo la pausa, il ritmo del gioco non decolla, favorito anche dal valzer dei cambi. Bernardini al 10esimo si vuole in aria provandoci, ma Muzzi ci arriva deviando la palla sul fondo. Materazzo al 20esimo tenta la rovesciata al volo, sfiorando il palo. Sensini al 30esimo ci prova da fuori area, ma non trova la porta. Coccia al 42esimo prova a mettere la palla in aria, ma non trova nessuno pronto a metterla dentro, con il risultato finale che rimane 2-0 per il Campidello sul Guardea. Buonasera, è una partita e sapevamo che era una partita difficile contro... Avevo visto il Campidello già in Coppa qui a Guardea, mi aveva fatto una bella impressione e oggi nuovamente mi ha dimostrato che comunque è una squadra attrezzata, una squadra che ha gamba, una squadra organizzazione, una squadra che ha una logica. Complimenti a loro, noi abbiamo approcciato male la partita, quando si approccia male la partita comunque sia parte delle colpe è mia, quindi mi assumo la responsabilità di questa partita. Dopo presi due gol abbiamo cominciato a ingranare, a cercare di giocarcela, però ecco, abbiamo trovato di fronte una squadra forte, una squadra che comunque nel percorso sta più avanti di noi. Noi abbiamo cominciato 4 mesi fa, quindi abbiamo solo margini di miglioramento e complimenti al Campidello per questa vittoria. Ecco. Oggi ottima partita, diciamo quasi perfetta, perché abbiamo approcciato benissimo l'incontro, come avevo chiesto ai ragazzi, avevo chiesto di partire forte su un campo abbastanza stretto e così è stato. Abbiamo segnato subito, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi a raddoppiare, abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, forse poteva finire pure con un divario più largo. E poi nel secondo tempo abbiamo gestito bene, abbiamo avuto altre occasioni per fare il terzo gol e abbiamo rischiato tutto sommato zero tutta la partita. E niente, faccio complimenti ai ragazzi.